Bene, ritornati da Posto Joker, siamo tornati signori con un nuovo video. Come avete letto dal titolo, sì ragazzi, mi devo rifare una nuova operazione. Allora, partiamo subito dal presupposto, raga, che questo video lo sto facendo e sono consapevole, tanto che molta gente non capirà quello che appunto sto dicendo e avrà subito da ridire. Ma raga, voglio fare questo video perché appunto sapete che io vi dico tutto, ho voglia di parlare con voi, quindi vi dico sempre quello che penso. Come ben sapete, 2 anni fa ho già affrontato un'operazione, quella della sleeve gastrectomy, che mi ha permesso di perdere 70 kg. Quindi da un peso di partenza di 165 kg sono arrivato ad arrivare al mio peso massimo che ho toccato, diciamo, con questo intervento, di 94 kg. Nell'ultimo periodo non vi nego che sto affrontando parecchie difficoltà a livello proprio psicologiche, a livello proprio mie personali, di discorsi comunque un po' generali che non sto qui a specificare. Non vuole essere una scusa, perché non è una scusa, è una mia colpa assolutamente. Ho riniziato a mangiare, ma a mangiare, ragazzi, non in quantità eccessive, perché comunque abbiamo fatto anche, come ben sapete per chi mi segue su Instagram, una gastroscopia dove appunto siamo andati a vedere un po' più nel dettaglio quello che era la situazione dello stomaco. Abbiamo fatto questa gastroscopia e lo stomaco, per quanto riguarda il mio, io vi parlo di me adesso, è uno stomaco normalissimo per la sleeve, perché non è uno stomaco grande quanto lo avevo prima o non è uno stomaco grande quanto una persona normale, quindi è comunque piccolo ed è giusto per l'intervento. Questa è una cosa che c'è proprio il nostro professore che ci ha appunto fatto la visita. Solamente che dipende sempre quello che tu vai a inserire dentro lo stomaco, perché puoi aver fatto una dieta quanto vuoi, puoi aver fatto una operazione quanto vuoi, ma se a lungo andare comunque ci butti dentro zozzerie, è normale che vai a ingrassare. Io non vi ho nascosto, ragazzi, non vi ho negato che appunto ho iniziato a mangiare male, l'avete visto anche nei video, si vede, mi sono comunque ringrassato, parecchia gente me l'ha scritto nei commenti, me l'ha scritto comunque su Instagram, me l'ha scritto nelle live, e non si può nascondere questa cosa. Sì, è vero, sono ringrassato, uno può dire ma stai benissimo lo stesso, alla fine partivi da 165 kg, adesso stai arrivato a 94 kg, sì, stavo benissimo a 94 kg. Riprendendo peso, sono tornato a pesare 110 kg, raga, quindi ho ripreso 16 kg in pochi mesi, in qualche mese, 3-4 mesi, forse qualcosa di più, e sono tantissimi, raga, quindi ho fatto... Cioè, io poi mi sono un attimo fermato, ho detto sto facendo una cazzata enorme perché sto rischiando di buttare tutto quello che ho fatto con l'intervento della sleeve. Quindi che succede? Ho provato di nuovo a rimettermi a dieta, ma infatti, come avete visto, anche ho iniziato un percorso in palestra, mi sono di nuovo bloccato, perché dico, mentalmente non ci sono ragazzi, non sto bene con me stesso mentalmente, quindi non sono in grado di riaffrontare una dieta specifica, una dieta pesante, quindi non me la sento proprio di fare adesso una dieta. So che è sbagliato perché comunque ne gioca la mia salute, so che non è un buon esempio anche quello che io sto dando, perché non è che io sto dicendo sì, ok raga, mangiate, ingrassatevi, tanto poi fate l'intervento e vi dimagrite. No, assolutamente, perché l'intervento comunque ha il suo rischio di mortalità, c'è sempre, quindi vai comunque sotto i ferri, non è una cosa semplice, è una cosa che devi sentirti, è una cosa che va studiata con tutta l'equipe medica e con il tuo dottore, quindi non è semplice, e poi è una cosa che ti devi sentire proprio tu personalmente. Visto che comunque io, avendo questo periodo molto brutto dove non riesco proprio a concentrarmi in pieno al 100% sulla mia dieta, so che è sbagliato, raga, non, cioè, cerco di parlare anche un po' per andare ad anticipare quelle persone che tanto scriveranno sotto i commenti ok, vedi, poi fai video in cucina dove mangi questo, fai video lì dove mangi quest'altro, ti vediamo sempre nel live a mangiare qua di là. Ok, non mi serve il vostro parere perché lo so, raga. Ma sul discorso di video in cucina, lì toppate, perché io faccio un video in cucina una volta a settimana. Se lo faccio, lo posso fare anche la domenica, che io ho lo sgarro libero, ho il pasto libero, quindi potrei fare quel video durante il fine settimana e quindi stare attento tutta la settimana. Purtroppo nel mio caso, nell'ultimo periodo, non è così. Ve lo dico molto chiaramente, non sto attento durante la settimana. Certo, non è che mi sfondo, però se mi voglio mangiare un po' di cioccolata me la mangio, se mi voglio fare a volte dei complex la mattina o al cioccolato me li mangio, la merendina me la posso mangiare, che sia un panino al Mac me lo mangio, ed è sbagliatissimo, perché per quello che sto facendo io e per quello che devo ancora fare è molto sbagliato. Però proprio il mio cervello non mi sta connettendo più, raga, quindi ho deviato appunto quella che era il mio percorso. Dopo 2 anni di dieta ho deviato completamente e sto sbagliando, ne sono consapevolissimo, e mi dispiace di questo perché
sto provando a sviarmi le mattine dicendo cazzo devo fare la dieta, perché sto facendo questo? Cioè sono deficiente, sto buttando tutta l'aria così, per che cosa? Per niente. Provo a fare la dieta, però proprio sento che divento ancora più nervoso e quindi non sto bene con me stesso. E in questo caso, se anche io non sto bene con me stesso, lo trasmetto comunque anche poi nei video, lo trasmetto comunque nelle live, quindi tante volte mi vedete spento, mi vedete un po' più smorzato, perché sono nervoso, ho tanti problemi che appunto non mi permettono di stare concentrato su qualcosa. Vi ripeto, anche se è sbagliatissimo questo mio ragionamento che io ho, è una dieta, è una cosa che va per la mia salute, è una cosa importante per me, lo so ragazzi. Appunto abbiamo fatto questa gastroscopia dove mi è stata anche riscontrata una gastrite da nervoso e quindi adesso dovrei fare una cura per 10 giorni, almeno 15 giorni, devo fare una cura di medicine per cercare di eliminare questa gastrite da nervoso, perché appunto ve l'ho detto, negli ultimi periodi non sto bene con me stesso, sto un pochettino così, anche se tante volte lo tendo a nascondere, ma mi è venuta questa gastrite da nervoso che devo intervenire subito, perché poi si potrebbe trasformare in reflusso e quindi andare in problemi più gravi, quindi devo intervenire su questa cosa. Quindi da una parte sono contento di aver fatto anche quella gastrite per vedere in primis come sta lo stomaco, quindi sono sicuro e sono tranquillo che il mio stomaco è giusto per la sleep, quindi è uno stomaco di queste dimensioni, non è più uno stomaco così, ok raga? Però è sempre la qualità del cibo che tu butti dentro che appunto ti fa ringrassare in un attimo. Ma facendo anche questa visita appunto si è riscontrato questo problema che devo affrontare. Ma adesso non lo sto facendo perché raga? Perché appunto volevo comunicarvi questa cosa. Parlando comunque con il nostro chirurgo e parlando anche con mio fratello, siamo ritornati a una conclusione. Siamo tornati a una conclusione perché il chirurgo ha detto: ok ragazzi, se volete continuare a dimagrire e volete farlo in maniera comunque con un aiuto, perché questo è un aiuto extra che ti dà l'intervento chirurgico, lo potete fare, ok? Lo potete fare se volete, nessuno ci ha obbligato ragazzi a fare questa cosa assolutamente, però se vogliamo perdere quel peso, io parlo sempre di me, raga, perché mio fratello ha altri tipi di problemi, che comunque lui sta attento alla dieta, ma c'è qualcosa che non va nel suo corpo. Io non riesco a fare una dieta, questo preciso momento non riesco, e ho bisogno proprio di dimagrire, ho bisogno di continuare il mio percorso, ho bisogno forse di quella spinta ancora in più per arrivare al mio peso forma. Perché io, ragazzi, adesso per arrivare al mio obiettivo, proprio peso forma ideale, devo perdere circa altri 40 kg. E capite che 40 kg, raga, sono tantissimi. Essendo tornato a 110 kg, devo, per arrivare sui 70, 75, ma anche 80 kg, sono comunque 30 kg barra 40, appunto, come dicevo. E quindi cosa ci è stato consigliato? Allora, si poteva rifare una re-sleeve, ok? Nel senso, sempre la stessa operazione, però in maniera più piccolina, quindi una re-sleeve, dove ti andava a ritogliere una parte di stomaco ancora e fatelo diventare più piccolo, e quindi tu continuavi a perdere peso fino ad arrivare appunto al peso tuo. Però poi secondo me ci sarebbe stato sempre lo stesso problema in futuro, quindi cosa abbiamo parlato un po' con il nostro chirurgo e abbiamo detto: vogliamo qualcosa che appunto ci può servire in maniera più efficace a lungo termine o per tutta la vita. È stato escluso il palloncino, è stato escluso l'anello dello stomaco, è stato escluso tante cose perché essendo già operati non si possono fare questi altri tipi di interventi. Si poteva fare solamente la re-sleeve, che comunque alla fine non aveva senso secondo me per un discorso a lungo termine, ma ci è stata consigliata di fare un mini bypass gastrico. Il bypass gastrico ovviamente ti va a escludere una parte dell'intestino, viene appunto bypassata, che è quella parte che appunto assimila, la prima parte che va a assimilare tutti quanti i grassi o i carboidrati, questa roba qua, e quindi va bypassata fino ad arrivare al punto dell'intestino che ci interessa per poi espellerlo con punto con le feci, bla 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 bla. È un'operazione che l'hai per tutta la vita, quindi per tutta la vita ti può aiutare nel dimagrimento, ovviamente devi sempre stare attento poi tu in quello che mangi. È un'operazione che mi può permettere di perdere i miei ultimi 30-40 kg, raga, e farmi arrivare appunto al peso mio ideale e stare bene con me stesso, perché io quello che voglio adesso è stare bene con me stesso in primis, così in modo tale da trasmetterlo anche a voi. Questi qua io mi sto aprendo con questo video, ragazzi, perché non voglio avere peli sulla lingua, vi dico la verità, non vi dico: ah, ragazzi, vi devo fare l'intervento perché sai com'è il mio stomaco. No ragazzi, mi sono lasciato troppo andare e adesso ho bisogno nuovamente di fare un intervento per arrivare al mio obiettivo di dimagrimento e stare bene con me stesso. Quindi io questo video, lo so, mi sto aprendo con tutti quanti voi, sarò sicuramente giudicato, ma non mi interessa.
Il bello è anche questo, quindi confrontarci. Uno mi potrebbe dire, ma perché non rifai una dieta? Vai in palestra, fai sport. L'ho fatto, ci ho provato, non ci sto riuscendo, raga. Non ci sono mentalmente. E sapete meglio di me che se le cose non te le senti o se le cose non ci sei dentro al 100%, devi prendere un'altra strada. E secondo me la strada migliore adesso è intraprendere un nuovo intervento. È sempre un rischio, rischio mortalità, ci può stare. Abbiamo parlato col chirurgo, lui dice comunque rischio zero, bene o male possiamo stare tranquilli, però comunque è sempre un intervento, raga. E quando è questo intervento? Bene, l'intervento, ragazzi, è dopo il Lucca. Quindi vi sto parlando del 6 novembre, cioè siamo praticamente arrivati, ok? Vi volevo appunto informare di questa cosa. Non so, ragazzi, il 6 novembre faremo questo intervento dove appunto affronteremo questo mini bypass gastrico e speriamo che appunto tutto questo mi possa far trovare di nuovo quella serenità e quella tranquillità mentalmente e fisicamente che appunto sto cercando, perché ne ho veramente bisogno. Prima di prendere questa decisione comunque ne ho parlato sia col chirurgo, ma ne ho parlato anche con mio fratello, perché alla fine noi stiamo facendo un percorso insieme e stiamo facendo un percorso molto importante della nostra vita. Sono decisioni importanti della vita, raga, perché farsi mettere le mani addosso, tra parentesi, con dei ferri, con dei macchinari, è sempre una scelta tosta, ve lo posso garantire. Però non vedo l'ora di farlo, vi dico la sincerità, ragazzi, non vedo l'ora di farlo, perché forse mi può aiutare a sbloccarmi di nuovo a livello mio mentale, perché non sto bene con me stesso. E si vede, ve lo sto trasmettendo anche a voi purtroppo. Quindi ci tenevo a dirvi questa cosa, ci tenevo a dirvelo perché siete comunque parte di me, siete parte della mia famiglia e ci tengo tantissimo a voi, quindi vi dico tutto ciò che appunto faccio e che andrò a fare. Quindi sì, ragazzi, mi rioperò nuovamente, ma questa volta di mini bypass gastrico. E che dire, incrociamo le dita, speriamo che tutto vada per il meglio. È una decisione tosta, ma ne ho veramente bisogno. Ne ho bisogno per stare bene, raga, ne ho bisogno per stare bene. Io spero di avere il vostro massimo supporto anche in questo. Sicuramente proverò ad avvantaggiarmi qualche video per il periodo che appunto faremo questo intervento. Altrimenti cercherò di fare qualche live, anche perché, raga, il percorso sarà più o meno quello della sleeve, quindi ripartire dallo svezzamento, quindi solamente liquido, e poi ci diranno appunto i dottori quello che dovremmo fare. Saremo 2 giorni in ospedale perché si fa in 2 notti, cioè si fa l'operazione e poi dobbiamo stare la prima notte e la seconda notte, sempre per sperare che tutto vada per il meglio, e poi ci lasceranno andare a casa. Quindi se tutto va bene, l'8 dovremmo stare a casa. Vi ho voluto appunto avvisare di questa cosa, spero, ragazzi, che riuscite a capirmi, perché per me è molto importante. E quindi vi ho voluto condividere questa cosa con voi. Dimmi voi che ne pensate qua sotto nei commenti. So che tanto sicuramente tanti saranno in disaccordo con me, ma questa è una cosa mia personale che appunto volevo condividere con voi, e ci sta comunque a creare un dialogo. Spero appunto di avere tutto il vostro supporto e avere il vostro appoggio, perché in questi momenti, fidatevi che fa piacere avere anche altre persone al di fuori della mia famiglia, avere altri amici, altra famiglia che appunto ti può dare questo supporto e puoi affrontare questi tipi di interventi o questi tipi di percorsi in maniera totalmente differente. Quindi so che questo nuovo intervento mi può aiutare e sicuramente io pure devo metterci il mio a non ricadere di nuovo in tentazioni. Vi ringrazio, vi invito a lasciare un like per il supporto, condividete questo video con chi volete, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e niente, raga. Ci vediamo nei prossimi video, nei prossimi live, poi ci vediamo a Lucca. Vi faremo sapere come andrà questo intervento, quindi farò anche altri video di questo percorso e vediamo un attimino come andrà. Un bacio nella gioca, ragazzi. Ciao, bene mia.